Referendum giustizia. L'avvocato Gino Di Meglio. 5 sì per mettere fine al potere della magistratura. La Fondazione Leonessa dona nuove attrezzature a Rizzoli per 75.000 euro. La biopsia alla mammella ora si può fare ad Ischia. Il direttore d'amore ringrazia la Fondazione Leonessa e si vanta su Rizzoli. Abbiamo migliorato l'ospedale e l'ampliamento lascerà il segno. La città metropolitana stanzia a bilancio i fondi per acquistare una nuova ala del centro polifunzionale. La dirigente Barbieri, necessari nuovi spazi per il liceo. Portoni e piazze narranti, ritornano gli eventi dal vivo dell'Istituto Comprensivo Forio 1. La preside Conti, felici di essere di nuovo qui in piazza. Gaetano Maschio, un momento di grande festa all'insegna dell'Unione. Protezione Civile Regione Campania, allerta meteo di colore giallo dalle 9 alle 21 di giovedì 9 giugno. Buonasera e ben ritrovati con un nuovo appuntamento del TG News di Nuvola TV. Apriamo con la politica. Domenica 12 giugno in tutti i comuni d'Italia i cittadini sono chiamati ad esprimersi su 5 quesiti che riguardano il mondo della giustizia. Sul tema, nonostante se ne parli incredibilmente poco nel nostro paese, abbiamo chiesto delucidazioni all'avvocato Gino Di Meglio. Convinto della necessità di votare sì a tutti e 5 quesiti che verranno proposti ai cittadini. 5 punti che per l'avvocato Di Meglio incidono sull'organizzazione della giustizia sotto diversi aspetti. Ascoltiamo quindi le ragioni del sì. Avvocato Gino Di Meglio, si vota per il referendum domenica, 5 quesiti che riguardano il mondo della giustizia, perché secondo lei bisogna votare sì ai 5 quesiti? 3 riguardano specificamente il mondo della giustizia, 2 riguardano il mondo della giustizia ma in maniera più generalizzata. Il primo quesito è quello sull'abolizione della legge Severino. La legge Severino prevede che in caso di condanna anche non definitiva le persone che siano state elette devono essere sospese dall'incarico elettivo e comunque prevede una sorta di incandidabilità e di ineleggibilità per chi ha riportato una sentenza di condanna non definitiva. Sacrifica questa norma il principio, la presunzione di innocenza che vige nel nostro ordinamento giudiziario. Nessuno può essere giudicato colpevole se non interviene una sentenza definitiva. Il secondo quesito è sulla limitazione delle misure cautelari. Si intende, votando sì, eliminare l'inciso che è contenuto nell'articolo 274, il pericolo della reiterazione del reato. Ora, si può essere dunque arrestati, quindi sottoposti a misura cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, solo se vi è pericolo di fuga, inquinamento delle prove, ma non anche per la reiterazione del reato. Ricordo che, come emerge dalla relazione al Parlamento, in Italia abbiamo avuto tantissimi arresti considerati ingiusti ed illegali, tant'è vero che lo Stato italiano, cioè noi cittadini, è stato costretto a risarcire ben circa 40 milioni di euro a coloro, nell'anno 2021, a coloro che hanno subito una ingiusta detenzione. Quindi evidentemente ciò rappresenta un uso distorto di uno strumento che servirebbe invece ad accertare la verità e a dare giustizia in maniera equa. Ecco perché bisogna votare sì. Il terzo quesito è la separazione delle funzioni. Allora, ogni magistrato all'inizio carriera deve scegliere se fare il pubblico ministero o se fare il giudice. Non può essere indifferentemente magistrato inquirente e magistrato giudicante. È un po' come un arbitro di calcio che mentre si trova ad arbitrare la partita poi passa in una delle squadre e va a fare l'attaccante o il terzino. Vengono meno le garanzie di imparzialità. E quindi anche questo è un quesito importante sulla vita di tutti quanti noi cittadini che prima o poi rischiamo di trovarci ad essere indagati o imputati.
Il quarto quesito è la valutazione sull'operato dei giudici. Oggi la valutazione di un magistrato sottoposto ad esempio a procedimento disciplinare può essere fatta soltanto da un collegio composto da magistrati e non anche dai componenti laici del collegio, cioè da coloro che non sono magistrati ma che si trovano all'interno del collegio. Ora, con l'abrogazione di questa legge si consentirà anche ai componenti laici di dare un giudizio sull'operato del magistrato. Questa abrogazione si rende necessaria perché basti pensare che in Italia per il 97% dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati si è risolto con un giudizio positivo, ergo emerge di tutta evidenza una certa autoreferenzialità in questa attività che è importante perché valuta l'operato di un magistrato che magari ha giudicato un cittadino. L'ultimo quesito è sull'elezione dei componenti togati al CSM. Oggi un giudice che intende candidarsi per il rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura, organo di autogoverno dei magistrati, deve presentare 25 sottoscrizioni. Noi chiediamo, noi che voteremo sì, chiediamo di abrogare questa norma e consentire a qualsiasi magistrato di candidarsi senza la necessità di portare le 25 firme. Perché si è resa necessario questo quesito referendario? Per evitare l'eccessiva incidenza delle cosiddette correnti all'interno dei magistrati, all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura. In 3 anni dal caso Papalamara la politica ha ritenuto di non fare nulla per porre rimedio alle disfunzioni gravi che sono emerse con lo scandalo Palamaro. Ecco perché il cittadino oggi viene chiamato a votare su questo quesito e io dico deve votare sì, perché tutti e 5 questi quesiti, per quanto possano apparire tecnici, hanno grandissima incidenza tuttavia sulla vita sociale, civile, politica ed economica del Paese. Dopo il TG trasmetteremo l'intervento integrale dell'avvocato Gino Di Meio sul referendum giustizia. Passiamo all'attualità. La Fondazione Leonessa stamane ha effettuato una nuova donazione all'ospedale Rizzoli di Laquameno. Si tratta di un sistema per l'effettuazione delle biopsie alla mammella sotto guida digitale. La donazione dal valore di circa 75.000 euro permetterà alle donne isolane di non doversi recare sulla terraferma per effettuare la biopsia alla mammella. Questa tecnologia va a completare la dotazione della radiologia del Rizzoli nell'ambito delle diagnosi per il tumore alla mammella. Abbiamo raccolto stamane le dichiarazioni della presidente Elena Leonessa, entusiasta della nuova donazione e delle nuove iniziative a supporto dei giovani isolani. Sentiamo. Io innanzitutto ringrazio tutti coloro che sono presenti qui perché per me oggi è un giorno felice. Ogni donazione per me è ricordare i miei figli che sono scomparsi 24-7 anni fa. Effettivamente il mio zio Salvatore e mia zia hanno creato questa fondazione che rende tutto questo possibile, perché alla fine io semplicemente seguo quello che loro vorrebbero. Alla fine oggi l'ospedale è nostro e di noi ischitani, non solo io ma non solo la fondazione ma anche altre persone. Altre associazioni hanno donato qualcosa a questo ospedale che alla fine ci salva la vita e abbiamo un reparto di radiologia che è quasi a livelli di ospedali nostocomi che stanno sulla terraferma. Quindi ritengo che siamo veramente fortunati come ospedali ad avere una struttura del genere che veramente ci aiuta in qualsiasi momento. Sì, quest'anno post-Covid abbiamo deciso di ampliare il raggio d'azione, infatti abbiamo istituito altri 4 corsi di studio e riguardano il sales marketing e la comunicazione social, quindi con quello che è il giornalismo digitale. È importante per i ragazzi dargli la possibilità di avere una formazione completa che gli apra quello che è il mondo del lavoro e che li porti direttamente ad essere assunti dalle varie aziende presso le quali loro attuano questi stage. Abbiamo anche una bella novità con la preside Barbieri che è qui in giro, perché quest'anno abbiamo istituito un premio per i ragazzi del liceo. Il bando è stato approvato
approvato ieri il Consiglio, per cui ci saranno 12, le classi sono 11, quindi 22 borse di studio per i ragazzi del liceo. Ci sarà un bando naturalmente che, dove preciserà come fare domande e tutto, e partirà penso direttamente da domani. Se troviamo la classe può essere magari adesso proveremo e sarà un premio di 1000 euro per il primo premiato e di 500 per il secondo, che gli consentirà di partecipare diciamo con meno pensieri a quella che è la scuola formativa di secondo grado, cioè l'università. Infatti questi soldi serviranno per aiutare diciamo a poter studiare in maniera più semplice, diciamo con meno pensieri, e quindi affrontare quelle che sono le spese necessarie, quali l'iscrizione, non so, il trasporto, il canone di locazione, la posta di attrezzatura che ci può servire per gli studi. Spero che sia un'iniziativa che continui, in modo che comunque ragazzi che hanno voglia di continuare di studiare possano avere le stesse possibilità rispetto a quelli magari che lo fanno in maniera più semplice e facile perché possono. Elena, sull'ospedale c'è già qualche idea su come continuare magari questo percorso di sostegno alla struttura ospedaliera? Allora, io in genere accetto quelli che sono i suggerimenti, quindi quando si presenta l'occasione di qualche strumento necessario, che comunque è fondamentale, e naturalmente io con la Fondazione riesco ad anticipare i tempi, a quel punto la Fondazione è sempre disponibile e aperta a qualsiasi proposta. Quindi in genere sono cose che noi acquistiamo in virtù di quello che serve all'ospedale e grazie a quelli che sono i primari, i medici dell'ospedale, collaborando tutti quanti in questo senso, noi in genere cerchiamo di individuare quale sia lo strumento necessario e più importante per il nostro ospedale e poi la fondazione a quel punto interviene, l'acquista e lo dona. Non può che essere felice della nuova donazione della Fondazione Leonissa. Il direttore generale dell'ASL Napoli 2 Nord stamane a Rizzoli ha ringraziato nuovamente la presidente Elena Leonissa, lanciando la campagna che promozionerà gli screening alla mammella, fondamentali, dice D'Amore, come tutte le azioni di prevenzione. Su Rizzoli il direttore generale dichiara di aver migliorato la struttura in questi anni e che tra un mese si darà il via ufficiale all'ampliamento. Sarà in ogni caso l'ultima uscita di D'Amore prossimo al trasferimento. Sentiamo. Una bella giornata che ripetiamo dopo l'ultima fatta in epoca pre-Covid. Ringraziamo la Fondazione Leonessa e ringraziamo Elena Leonessa che è sempre vicini a quelli che sono i bisogni sia dell'ospedale che poi di fatto sono i bisogni della cittadinanza e sono i bisogni delle donne. Ringraziamo le 12 professioniste dell'isola, le imprenditrici, le insegnanti, davvero quella parte di società presente ogni giorno nella nostra vita comune, perché hanno fatto da testimone a questa bellissima manifestazione e questa testimonianza loro la riporteranno anche per sollecitare gli screening soprattutto alla mammella, al collo dell'utero, ma anche a quello del colon. Loro in particolare si rivolgeranno alle donne, io le userò un po'. Loro me ne hanno dato il consenso e quindi su questo speriamo di fare una bella campagna e alla campagna speriamo di avere tante richieste di screening mammario. Lo screening, lo ricordo ancora una volta, salva la vita. Oggi abbiamo, grazie alla Fondazione Leonessa, delle attrezzature di eccellenza e quindi ci aspettiamo che molte si rivolgano. Direttore, nell'ottica comunque generale di una spending review, nella difficoltà, no, anche dell'ente spesso a far trovare sull'isola tutti i macchinari necessari, quanto è importante avere anche il supporto dell'imprenditoria locale, del tessuto delle associazioni, in questo caso delle fondazioni? Io non parlerei più di spending review, l'ospedale Rizzoli è stato oggetto di una rivisitazione tecnologica completa, qui è stata cambiata dopo 15 anni la TAC, dotati di ecocardiografi di terza generazione che non hanno strutture della terraferma, quindi questo è già stato fatto una innovazione tecnologica davvero che ci voleva, perché io la prima volta che sono venuto qui 6 anni fa, mi spiace che non c'è più il primario della cardiologia, vidi che vicino a un ecografo c'era un televisore portatile perché non c'erano monitor, ecco, questo non c'è più e a questo noi aggiungiamo la particolare vicinanza di fondazione e di persone sensibili come Elena Leonessa, davvero Ischia potrà dire la sua, anche perché
tra meno di un mese verremo a mettere la prima pietra con il presidente De Luca. È un ampliamento che l'isola aspettava da molto tempo, vicino all'ampliamento ci sarà anche un rifacimento delle facciate. Insomma, abbiamo fatto un lavoro che spero possa rimanere negli anni. In queste ore si dà ormai per chiusa l'operazione che porterà la città metropolitana di Napoli ad acquistare dal comune di Ischia un'ala del centro polifunzionale, destinandola al liceo Buchner per la creazione di nuove aule e spazi da destinare all'attività scolastica. Sulla questione è intervenuta ai nostri microfoni la dirigente Barbieri, la quale ha spiegato le necessità dell'istituto da lei diretto e l'importanza di questa notizia che ha accolto con soddisfazione. L'intervista. Dirigente Barbieri, una notizia in attesa di ufficialità vera e propria, però le indiscrezioni sono più che attendibili, un passo in avanti concreto verso l'ampliamento del liceo Buchner. Ci auguriamo che questo venga comunque al più presto, è una notizia che noi veramente aspettavamo da tempo. Nel bilancio ufficialmente sono state messe queste risorse per poter procedere all'ampliamento, all'acquisto e all'ampliamento di questi spazi che sono fondamentali, importantissimi per questo liceo, che dal prossimo anno vedrà ampliamento anche con un nuovo indirizzo che è il liceo musicale, che come ben sapete necessita anche di spazi specifici per poter permettere poi le prove dell'orchestra oppure piuttosto che diciamo ambienti insonorizzati per particolari strumenti. E finalmente la notizia è arrivata, si è risolto il problema dell'ipoteca così ho saputo, e quindi mi auguro che nelle prossime settimane si possa procedere finalmente all'acquisto e poi alla ristrutturazione di questi spazi che sono fondamentali per un indirizzo, per una scuola, voglio ricordarlo come che il liceo che ogni anno no, fa registrare un aumento di iscritti rispetto all'anno precedente. Dirigente, tra l'altro il discorso si incrocia anche con la situazione l'acquameno, perché comunque l'edilizia scolastica a Ischia è soggetta ad una problematica di strutture e poi l'aggravio del terremoto che comunque ha inciso ulteriormente sulla carenza di aule. Come ben sapete una parte degli spazi che erano in dotazione del liceo sono stati dati, all'epoca ero io la dirigente della scuola di Laccameno, alla scuola elementare di Laccameno, però la settimana scorsa io ero presente al saggio di fine anno dell'indirizzo musicale della scuola media di Laccameno, il sindaco Pascal aveva una bellissima notizia che finalmente sono stati appaltati i lavori per Principe di Piemonte, quindi ci auguriamo che al più presto la scuola di Laccameno possa ritornare in possesso di quelli che sono i suoi spazi storici, quelli che sono mancati in questi anni ai bambini di Laccameno. Quindi auguriamo, io mi auguro veramente che al più presto possano essere completati i lavori a Principe di Piemonte e possa finalmente quella scuola sentire di nuovo le grida, l'entusiasmo e la voglia di crescere dei bambini di Laccameno. Preside, vado un attimo off topic, siamo alla fine di un anno scolastico. Ci siamo messi alle spalle questa pandemia, la scuola ha dimostrato, un po' come il mondo, di poter andare avanti finalmente. Io francamente veramente ce l'ho messa tutta per cercare di rendere la vita più possibile normale ai miei studenti, devo dire la verità che c'è stata un'organizzazione perfetta, quasi militare all'interno della scuola, erano tutti rispettosi delle regole, di quelle che erano le disposizioni per combattere la pandemia, hanno tutti quanti portato la mascherina fino all'ultimo, però non ci siamo voluti privare, io ho fatto di tutto insieme ai miei docenti e al mio staff per non privare i ragazzi di quelle che potevano essere quelle occasioni di ritorno alla normalità, come i viaggi di istruzione, le uscite sul territorio, le attività in presenza, infatti adesso ci saranno tutta una serie di attività in presenza nei prossimi giorni, a cominciare da venerdì sera, quando già abbiamo fatto il vernissage fuori di sera settimana scorsa, venerdì sera ci sarà lo spettacolo di platea della compagnia teatrale e poi sabato comincerà anche il festival Storia, Archeologia e Narrazioni di cui il liceo è partner. Dopo 2 anni di stop forzato dovuti alla pandemia, ritornano gli eventi dal vivo organizzati dall'Istituto Comprensivo Forio 1. Portoni e piazze narranti è lo spettacolo che i ragazzi delle classi quinte hanno portato in scena questo pomeriggio lungo il corso di Forio. Siamo molto felici di essere tornati qui con tutto il nostro staff. Per noi l'isola è una, ed è per questo che abbiamo voluto dedicare ogni spazio del corso ai 6 comuni dell'isola d'Ischia. Queste le parole della dirigente Chiara Conti. Una grande festa all'insegna dell'Unione. Ancora una volta si può affermare che la scuola è un momento per stare insieme tra storia, tradizioni, spettacolo e divertimento, ha aggiunto il maestro Gaetano Maschio.
l'intervista. Preside Conti, dopo 2 anni di stop forzato dovuto alla pandemia, ritornano gli spettacoli e gli eventi organizzati dall'Istituto Comprensivo Forio 1. Una grande e bella emozione al termine di un anno scolastico segnato dal ritorno alla normalità. Certamente siamo molto felici di essere qui con tutto lo staff, l'organizzazione. Siamo onorati di aver invitato i sindaci, in quanto per noi l'isola è una, e quindi abbiamo dedicato ogni portone o ogni spazio a tutti i comuni e da poco è andato via il sindaco di Lacco. Siamo estremamente contenti, ovviamente sempre grazie alla regia del nostro Gaetano Maschio. Ringrazio il nostro dirigente per questo assist e naturalmente una grande emozione, quella di ritornare in piazza, ritornare con i bambini della primaria, i giovanotti e le signorine, come sono solito chiamarli, per questo momento di grande festa. Innanzitutto una grande festa all'insegna dell'Unione, ecco, l'Unione, la storia dei comuni che ci sta vedendo impegnati, dalla leggenda delle campane di Santa Restituta Lacameno alla nascita dell'Andrezzata con Barano, il matrimonio di Vittoria Colonna Ischia, Garibaldi alle Terme di Casamicciola, primi albori del turismo per Serrara Fontana Sant'Angelo e poi la leggenda degli scogli innamorati con Forio. I nostri ragazzi si sono impegnati, sono tutti felicissimi, stiamo veramente partecipando a una grande festa di popolo. Ringraziamo quindi la scuola di Forio, ringraziamo la preside perché ancora una volta ci ha riportati in piazza, e grazie all'abnegazione e al trasporto di tutti ancora oggi si può dire la scuola è un momento per stare tutti insieme tra storia, tradizioni e, perché no, anche spettacolo e divertimento. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica di colore giallo, valido su tutto il territorio regionale dalle 9 alle 21 di domani, giovedì 9 giugno. Si prevedono locali rovesci e temporali anche intensi che saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione. Tra i possibili rischi connessi al quadro meteo previsto si indicano fenomeni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, possibili cadute masse e occasionali fenomeni franosi legati alle condizioni particolarmente fragili del territorio. La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni in linea con i rispettivi piani comunali. Si raccomanda altresì di prestare attenzione al verde pubblico per la possibile caduta di rami o alberi. Prima di salutarci, diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì si attiverà un certo peggioramento sulle regioni di nord-est, proprio per questo centro di bassa pressione che si muoverà poi lungo l'Adriatico, scivolando verso sud-est. Nel frattempo l'alta pressione tornerà a rimontare sull'Europa occidentale. Vediamo più nel dettaglio la mappa della nuvolosità, che ci mostra proprio come questo centro di bassa pressione sulle regioni nord-orientali attiverà della nuvolosità, anche qualche acquazzone a sfondo temporalesco, ma anche il resto d'Italia, specie versante adriatici, sarà coinvolto dalle nuvole. Più nel dettaglio anche della mappa delle precipitazioni, notiamo proprio come questa circolazione depressionaria insiste sul nord-est, scivolando sulle regioni adriatiche, portando acquazzoni e temporali sui versanti orientali della nostra penisola. Ma vediamo quindi il tempo previsto nel corso di giovedì sull'Italia. Avremo una situazione buona al nord-ovest, sulle isole maggiori, mentre, come dicevamo, sul nord-est ci sarà dell'instabilità con acquazzoni e temporali che si muoveranno poi sull'Emilia-Romagna, su gran parte del medio versante adriatico, influenzando il tempo anche dei settori interni tirrenici e dell'Appennino. Questi fenomeni poi si muoveranno a fine giornata anche sul basso versante adriatico, portando a un calo delle temperature, un clima meno caldo rispetto ai giorni scorsi e valori più vicini alle medie del periodo. Ma per maggiori dettagli consultate l'app di Trebi Meteo. Per questa sera è tutto, vi lasciamo all'intervento integrale dell'avvocato Gino Di Meglio. Il TG News ritorna domani alle 20:30. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti.